c'è bisogno di una risposta politica. E in questo c'è un problema molto serio che riguarda non solo il governo, ma il fatto che tra governo e PD c'è una coincidenza molto forte, data non solo dal fatto che il segretario del PD è anche il Presidente del Consiglio, ma che il PD è oggi largamente all'interno di questa disegna. Viene da una sconfitta, oggi in sostanza, pur di continuare in questa direzione, preferisce avere delle lacerazioni al suo interno molto forti. Al sindacato interesserebbe un altro soggetto politico? Il sindacato interessa che in Parlamento e nella politica sia rappresentato il lavoro e siano rappresentati gli interessi del lavoro. Il problema oggi non è semplicemente questo o quel soggetto politico, oggi la critica che noi facciamo, vediamo quello che succede nella scuola, quello che succede nel lavoro, quello che succede nella politica industriale, che gli interessi delle persone che per vivere debbono lavorare non sono rappresentati e va recuperata questa rappresentanza in termini di contenuti. Questo tema non si risolve semplicemente con la nascita di questo, di quella forza politica, dal mio punto di vista vuol dire che in tutte le forze politiche deve tornare ad essere centrale la rappresentanza del lavoro e degli interessi di chi lavora. Portare dentro Landini con tutti i suoi voti, pensi che sarà possibile? Landini innanzitutto porta con sé la straordinaria forza di una categoria fondamentale come la FIOM, del sindacato e anche di un sindacato che ha avuto la capacità e l'intelligenza di capire, forse prima di altri, che anche il sindacato deve rinnovarsi per poter continuare ad essere un argine fondamentale agli effetti della crisi. Io penso che Landini, la FIOM, quell'esperienza, quell'idea della politica siano un contributo fondamentale a chi pensa che oggi la sinistra in Italia e una certa idea di politica non possa rimanere marginale. Ti avevo chiesto se pensi che ce la fate a portarlo dentro però. Come dire a portarlo dentro? A fargli appoggiare questo progetto. Ma non è che bisogna farglielo appoggiare, bisogna costruire un progetto che sia convincente e utile per tutti. Abbiamo tanto bisogno di condividere un'analisi, di condividere un progetto politico, una visione di futuro per l'Italia. Poi è evidente che quello che è successo alla Camera settimana scorsa sulla legge elettorale lascia i segni e apre anche tra di noi una riflessione. Siamo ovviamente contenti che il PD stia subendo un processo di disgregazione, è evidente che Renzi segna un salto di qualità rispetto anche agli ultimi anni, un salto di qualità in senso autoritario e antidemocratico. Credo però ci voglia chiarezza, non vi possono essere ambiguità, la nostra idea è che l'unità della sinistra non possa che costituirsi in primo luogo a partire da una ricomposizione del blocco sociale, in secondo luogo in termini chiaramente alternativi a quella che è la proposta non solo del Partito Democratico ma anche del socialismo europeo. Civati ha lasciato il gruppo, Fassina in arrivo, non c'è niente, no vabbè, comunque questo è un cantiere della sinistra, come mai sei qui, ti interessa? Sono qui perché sono stato invitato da un'associazione a partecipare a un dibattito e vado dove mi invitano dappertutto a dire quello che pensa la FIOM e quello che pensa il sindacato.